Soltanto domenica 22 il genio guastatore di Caserta provvederà a rimuovere l'ordigno della seconda guerra mondiale che è stato individuato qualche giorno fa all'interno del cantiere del Crescent. Dunque ancora 2 settimane di divieto assoluto di transito e di occupazione di tutti gli immobili privati e quelli ad uso commerciale che si trovano all'interno dell'area delimitata secondo una nuova perimetrazione nei 500 metri a ridosso del luogo nel quale è stata trovata la bomba. I traghetti per Capri e Ischia sono stati spostati sia in arrivo che in partenza nell'area di Piazza della Concordia. Il danno più significativo alle numerose attività commerciali della zona che restano chiuse, ancora evacuati anche gli appartamenti che si trovano immediatamente a ridosso del Crescent. È importante stare attenti a queste cose, perché se succede qualche guaio poi si inizia la responsabilità di chi è questo, che da dove viene e proviene questa responsabilità. È meglio farle, meglio prevenire questo ritrovamento e soprattutto l'organizzazione dei soccorsi per quanto riguarda la bomba è stato per noi tragico che lavoriamo nel porto di Salerno, nel senso non si può pensare che di non dare l'allarme in tempo, di non dare un tempo tecnico per organizzarsi, cioè si è pensato solamente a bloccare il porto quando poi la bomba è stata trovata venerdì, quindi che io sappia c'è stata anche una giornata intera dove le barche sono uscite e noi facciamo il noleggio barche, ma levare un fine settimana da luglio è una cosa per noi tragica. In realtà due, perché si parla di domenica 22 per la rimozione. Domenica adesso ci sono qualche voce che ci tranquillizza, ma anche qui si capisce che non hanno l'entità del lavoro che si fa giù al porto, nel senso che non si può dare un blocco la domenica, perché qui la domenica è il momento di maggiore lavoro, cioè vuol dire, hanno detto che si può lavorare dalle 9 a mezzogiorno, ci sarà il blocco, cioè ma mettere un blocco di domenica dalle 9 a mezzogiorno, qui succederà il caos totale. Per via Vernier è stato sospeso per 3 anni il lavoro, ma qua chissà, già è sospeso il Crescent per quello che è successo e mo se ne parlano altri mesi.